Partiamo da questo sottotitolo. Il titolo lo vedete tutti, ma il sottotitolo, La via diagnostica e terapeutica ai significati delle disfunzioni somatiche. Ora, mettere insieme la riflessoterapia e l'osteopatia potrebbe sembrare un sacrilegio. È quello che però mi è venuto. Io ho avuto una formazione nelle riflessoterapie precedente e poi ho fatto osteopatia e mi sono ritrovato a non buttar via niente, a trovare questa sintesi. E mi sono chiesto a un certo punto se quello che palpavo, quello che sentivo, che significato avesse. Noi abbiamo le disfunzioni somatiche, stiamo in tutte le maniere cercando di oggettivizzarle, di comprendere, si parla da questa visione biomeccanica, ci sono tutti i vari modi, i vari approcci. Quello che vediamo questa sera è un linguaggio del corpo. La cosa splendida che mi ha passato il mio maestro era che chi dice qualcosa è perché ha osservato qualcosa, magari ha sbagliato le lenti, ma magari ha messo semplicemente un altro filtro ai propri occhiali, ma ognuno dice le cose in modi diversi. La cosa bellissima per me è prendere il libro di fisiologia, che è la mia Bibbia, e andare a rileggere con altri occhi quello che c'è scritto tutto. Nel libro di fisiologia c'è la medicina cinese, c'è la medicina indù. C'è tutto. Noi siamo stati grandi, noi occidentali siamo stati grandi in questo, nello studiare la fisiologia. In più, tutti gli osteopati lo sanno, gli ultimi 10 anni sono stati veramente rivoluzionari perché hanno rivoluzionato completamente il paradigma, dell'osteopatia. Quindi, il problema è che significato ha la disfunzione somatica, vediamo dopo cosa voglio dire, ma parliamo appunto che cosa noi andremo a vedere con questa riflessoterapia olografica. Andremo a valutare quelle che sono le funzioni del sistema nervoso centrale, cioè l'elaborazione delle informazioni, l'elaborazione di quello che succede in quell'individuo in quel momento, è la sintesi del suo essere biomeccanico, fluidico, energetico, neurologico, biopsicosociale. E questa è la cosa che noi possiamo avere. È un metodo che è basato certamente sulla funzione neurologica, praticamente è un metodo sintetico complementare al metodo analitico riduzionista, ovvero noi dobbiamo chiederci, in sintesi, ma che cosa mi blocca quella disfunzione? E uno pensa, è perché c'è il muscolo che fissa, il muscolo che trattiene, è un problema emotivo, è il problema viscerale, la spalla va giù perché c'è l'astigmatismo nell'altro occhio, cioè tutte queste cose che noi vediamo. E di fronte ai pazienti il grosso problema è: ma questo che c'ha? Qual è il problema di questa persona? Vuol dire fare un approccio che sarà appunto basato sulla persona. Parliamo un attimo per capirci che cosa vuol dire riflessoterapia. È ovvio. Vuol dire stimolare determinate zone al fine di ottenere riflessi che possono essere specifici oppure aspecifici. Questa, secondo me, è una cosa anche molto interessante perché, secondo me, quando noi facciamo delle tecniche, tocchiamo il paziente, possiamo ottenere tutte e due. E molti effetti positivi che noi abbiamo, in certe situazioni possono essere spiegati con riflessi aspecifici su circuiti neurali. La cosa più interessante adesso, un minimo di fisica, cioè che, no, no, vabbè, diciamo solo cos'è l'olografia. L'olografia, la parola olografia è abusata, ma in realtà che cos'è?
è un metodo che presuppone la deviazione di un raggio laser che va a colpire un oggetto, ma questo raggio laser viene refratto da due specchi, quindi lo stesso raggio laser che passa su un oggetto si riunisce alla fine su una lastra fotografica. Gli ologrammi sono quelle figurine che almeno nella nostra infanzia, quella mia e di Vittorio Chesi, si prendevano e si facevano queste cose così che si muovevano, praticamente come fossero gli ologrammi. Perché? Perché su quelle lastre potevano coesistere molte registrazioni. Cioè, quando nella stampa stampano un ologramma su una determinata superficie, la cosa incredibile è questa, che a seconda di come tu lo osservi o come lo metti in punti la fonte luminosa, tu puoi vedere oggetti differenti. Quindi qui vediamo lo schema dove ci può essere una rosa, ci può essere una farfalla, una mela, dipende da che punto di vista tu lo vedi, dipende dall'incidenza laser. Quindi la caratteristica è che poi una cosa incredibile, questa qui è una cosa che non sono ancora ben riuscito a comprendere, devo parlare di più con degli ingegneri, che se io taglio quella lastra fotografica in due parti, non avrò, avrò sempre le stesse immagini, ovvero avrò da una parte la rosa, la farfalla e la mela, e dall'altra avrò ancora la rosa, la farfalla e la mela. Se fosse un ritratto olografico, io taglio la fotografia e mi ritrovo con due foto più piccole. Taglio la fotografia e mi trovo con quattro foto più piccole uguali. Questa è un'altra caratteristica appunto degli ologrammi. La caratteristica è seguire un percorso doppio. Questo secondo me è interessante, perché vedremo che nell'ambito umano esiste un sistema di comunicazione che è binario, che manda la comunicazione sempre su due canali, come se volesse essere certo della destinazione finale. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo una portante di base, per chi conosce un minimo di neurofisiologia, sa che la nostra portante di base è la sostanza reticolare, che è la sostanza reticolare che è come un asse che parte dal mesencefalo e finisce fino al midollo. Non è solo la parte del tronco, c'è dappertutto. È la lama di luce, è l'asse centrale che gli yogi chiamano Sushumna, per esempio, no? Così come i due canali periferici sono le catene laterovertebrali. Quindi ognuno veramente ha detto le stesse cose. E questa immagine che passa nel corpo umano, questa frequenza di base che noi abbiamo nel nostro asse, che è la reticolare, viene trasmessa ai vari centri, si arricchisce sempre su due modulazioni, che vedremo quali sono a livello periferico. Quindi quando noi guardiamo nell'uomo, siamo certi che quando guardiamo una disfunzione è quella? Siamo certi che quando schiacciamo con un dito l'informazione che passa è una sola? Siamo certi che quell'informazione non vada su altri piani? E quindi, se io ho una disfunzione emotiva, posso avere una tensione, non so, miofasciale, che mi può dare una tensione sull'osso, che mi può dare una lesione intraossea, che mi può dare un difetto biomeccanico. Alla fine noi diciamo che è un difetto biomeccanico, ma in realtà parte da un'altra parte.
Quindi, quello che dobbiamo pensare nell'uomo, noi siamo partiti dal metamero. Evviva il metamero, che bello il metamero, ma il metamero è inesistente, l'abbiamo visto già nell'altro webinar di base di neuroosteopatia, perché tutte le formazioni metameriche sono sotto il controllo centrale che scende assolutamente del tronco. La legge dell'arteria fantastica è un riflesso viscerale che è modulato a livello del tronco, non a livello spinale basso. Quindi questa GIF io l'ho trovata incredibile perché mi ha aiutato a pensare che quando sono con una persona posso entrare in questo sistema. Mi ha fatto pensare ancora una volta il famoso find it, fix it and leave it alone di Steele, dove invece più modernamente spesso sentiamo parlare di catene posturali, di catene viscerali, che sì, sono un aspetto, però molte volte tu trovi una disfunzione, non capisci perché, la tratti, fix it, e poi quel paziente torna miracolosamente, sta meglio. Molte volte non capiamo perché probabilmente siamo entrati senza saperlo, pensavamo di essere nel rettangolo, invece eravamo nell'icosaedro piuttosto che nella stella. Questa immagine mi ha aiutato a pensare tridimensionalmente il mio paziente e a usare approcci contemporanei diversi. Quindi i cinque modelli sono stati fantastici perché hanno messo ordine nella formazione, ma una volta che sei dentro, hai approcciato con un modello, quando sei dentro devi navigare, ma neanche navigare, volare su varie situazioni spaziali. E quindi, infatti, diciamo, se c'è un'elaborazione dell'informazione neurologica in una determinata persona, che significato ha in quella persona, in quel momento? Cosa vuol dire significato? Il significato è l'elaborazione finale, è l'elaborazione secondo le grandi funzioni neurologiche che sono quella motoria sottocorticale, motoria volontaria, emotiva, limbica, energetica, diencefalica, e chi più ne ha e più ne metta. Quindi, per questo che abbiamo parlato dell'informazione e dei significati. Quindi, quando arriva una persona, anziché chiederci che cos'ha, perché non proviamo a pensare qual è il sistema informativo in quel momento e come faccio a cambiare quell'informazione? E poi quello che facciamo quando scegliamo di fare una tecnica fasciale, articolatore, piuttosto che un thrust, piuttosto che partire dal craniale, piuttosto che partire dal viscerale, o usare il vago per entrare nella parte limbica. Con la riflessoterapia olografica noi riusciamo a rispondere in pochi minuti, in pochi istanti, riusciamo a comprendere quello che sta succedendo in quella persona, o meglio, non quello che sta succedendo, ma qual è il sistema neurologico, neurofunzionale che in quel momento ha bisogno, chiede, si manifesta e ha bisogno di essere elaborato. Nel momento nel quale siamo in una rete, non possiamo parlare di causa ed effetto. Quindi ancora di più, la rete, ricordiamo che Golgi diceva che c'era la rete, che il neurone era fatto per essere una rete, e Cajal, che ha scoperto la sinapsi, diceva che non era vero perché c'era unità, c'era la sinapsi. In realtà era venuto fuori che aveva ragione Golgi. Esiste la rete e le ultime scoperte ti dicono anche che se un neurone si deconnette, va in apoptosi nel giro di qualche decina di millisecondi. Se tu perdi la connessione, sei fuori dal giro. E quindi pensate che stiamo parlando, questi qua, cavoli, litigavano nel 1910 su queste cose. Sono passati 100 anni e noi siamo qui ancora a discutere. Però, quindi,
quando c'è un'informazione nel corpo, ci sono dei sistemi lineari che vengono chiamati wireless transmission, che sono i sistemi cablati, che sono quelli che ci insegnano normalmente la via del neurone, che però è la parte più, in realtà più, meno evidente nella stabilità del sistema uomo. La wiring transmission, che è la via cablata sinaptica con le due sinapsi, quella elettrica e quella elettrochimica, ma poi esistono degli altri sistemi di trasmissione volumetrica e faptica, oppure vedremo il primo vascular system. In queste scritte io vorrei, dovrei mettere di fianco ancora quella GIFT di prima. L'informazione è questa. Qual è il sistema che gira? Il triangolo, il rettangolo, l'icosaedro o il cubo, no, la stella? E questi sistemi sono coerenti spazialmente e temporalmente. Questo è il problema. La trasmissione volumetrica è la trasmissione endocrina fondamentalmente, però è anche la trasmissione del gate control, è la trasmissione dove un neurone secerne le sostanze nello spazio pericellulare e non nello spazio sinaptico. È un sistema molto interessante perché permette di connettere più neuroni con poca spesa, perché ricordate che i sistemi sinaptici consumano parecchia energia, mentre i sistemi a vicinanza, diciamo a emissione extracellulare, consumano molto poco. E la differenza che c'è tra il collegamento con il computer, con la rete, con il cavo Ethernet e sotto col Wi-Fi, con delle implicazioni differenti. Poi parliamo del sistema efattico, prima di tutto, perché? Che cos'è l'EFAPSI? L'EFAPSI è un altro tipo di connessione neurologica, praticamente in neurologia viene considerato sempre patologico, ovvero è il passaggio di un campo elettrico, elettromagnetico, da un neurone a quello vicino, dal quale invece dovrebbe essere isolato. Hanno fatto degli studi dove, tagliando anche il tessuto cerebrale, certi cambiamenti elettromagnetici in una parte del tessuto si trasmettevano nell'altra. Alla fine è quello che succede quando abbiamo la fase iniziale delle emicranie, della sprouting depression. Quindi i sistemi sono veramente tanti. Ma questo primo vascular system, il sistema vascolare primario, è un sistema incredibile, perché arrivare agli anni 2000 a vedere che ti hanno scoperto delle cose, dici, ma non è possibile che non le avessero scoperte prima, no? Effettivamente, circa appunto 60 anni fa, si è visto, questo ricercatore ha trovato che c'era un sistema vascolare che era ubiquitario e era in grado di trasmettere campi elettromagnetici, biofotoni, ma anche molecole, anche cellule di RNA, RNA, eccetera. E quindi la cosa incredibile è che per di più questo sistema vascolare, perché lo chiamano primo vascular system? Perché è stato dimostrato esserci già intorno alla diciottesimo giorno di gestazione. Quindi ancora prima del primo elemento neurologico, che è intorno al ventesimo giorno, il primo elemento neurologico che funziona è il sistema di conduzione cardiaca col battito. Quindi è ancora antecedente, no? E prima ancora ci sono altri sistemi antecedente. È interessante perché l'informazione non nasce con il sistema neurologico, nasce con la fecondazione. Nasce con la fecondazione e ancora prima ci sono informazioni quiescenti. È interessante anche l'aspetto embriologico. Che cos'ha di particolare questo
primo vascular system. È un sistema vascolare che si trova a livello dell'ipoderma, della fascia, del muscolo, dei vasi, quindi è proprio una rete che si trova dappertutto e che non segue le vie di crescita mesodermica come i fasci vascolo-nervosi. Per cui, se noi ammettiamo che questo schema dice che qui sotto c'è l'organo, se questo fosse il fegato, vuol dire che come io appoggio la mano sulla superficie sopra, sulla pelle antistante il fegato, posso avere un segnale che mi va fino al fegato e mi altera le condizioni elettromagnetiche, per cui biologiche, della parte più profonda. Si pensava già che si potesse essere, che ci fosse, ed è dimostrato che c'è un effetto piezoelettrico nella compressione, lo sappiamo in tanti, ma quell'informazione piezoelettrica comunque agisce in una sfera molto superficiale e poi fa partire degli impulsi che sono neurologici. Questo invece non segue la via neurologica. La cosa più incredibile, ci sono dei dotti, ci sono dei nodi e i dotti sono sempre due, sono sempre accoppiati, come se ci fosse uno di riserva, soprattutto quelli che sono longitudinali. Pensate che chi sta studiando e ha studiato di più questo sistema, oltre a essere stato rimesso in auge grazie ad alcuni alle traduzioni, perché prima era scritto in coreano tutti questi lavori, ci sono gli oncologi, perché sembrerebbe che la via del primo vascular system sia una via di migrazione anche di cellule cancerogene. Quindi è un sistema che trascende già la neurologia. A me fa pensare che questo sistema, appunto, siamo nell'ambito dell'elettromagnetismo, ma porta delle informazioni in tempo reale con delle modificazioni tessutali che quando le troviamo nell'uomo, quando tocchiamo una parte del corpo, ne trattiamo un'altra, nel giro di pochi secondi la densità del primo tessuto è completamente cambiata, ma il tempo giusto di tornare di spostarsi di un metro e risentirlo, è veramente qualcosa di straordinario. E non è spiegabile, lo sto ipotizzando. Vi sto raccontando di una esperienza diretta che è sperimentata da oramai qualche centinaio di studenti che mi ridanno un feedback incredibile. E sarebbe interessante poter avere dei finanziamenti per fare delle ricerche che implicano uso di strumenti come magari l'elastografia o risonanze magnetiche funzionali, che hanno dei costi veramente incredibili. E appunto per quello noi siamo arrivati alla fine di questo percorso, che è l'informazione. L'informazione segue diverse vie contemporaneamente, è processata in vario modo, nasce da strutture differenti. Io credo che il binomio struttura-funzione non sia sufficiente, non crea uno spazio, non sia sufficiente per prenderlo come modello. Abbiamo bisogno di una struttura, abbiamo bisogno di un'energia che la tenga in forze, che la muova, e un'informazione che raccolga tutto questo. Il sistema neurovegetativo è quello che fa la sintesi sotto il controllo del sistema nervoso centrale, quindi andremo già al triedro. E quindi mi trovo bene a pensare che quando io faccio un trattamento devo sempre lavorare sugli aspetti embriologici di una persona, che è mesoderma, endoderma, ettoderma. Questi aspetti noi li abbiamo appresi a livello metamerico, ma se ci mettiamo a studiare un po' la neurofisiologia, ma proprio un minimo, abbiamo detto che
il sistema metamerico non è sufficiente, come minimo devi mettergli dentro il tronco. Quindi trattare un C0, C2 ci azzecca sempre. Una piccola digressione che può far magari inorridire i puri. Alla fine, come è fatto sto sistema nervoso centrale e periferico? Abbiamo effettivamente il metamero, abbiamo un tronco, abbiamo un diencefalo, abbiamo le cortecce e il cervelletto. Alla fine, le informazioni che continuano a percorrere questo circuito, che è molto semplice, ma che è, sul quale noi dobbiamo sapere a cosa, come interagire. Dove nasce questa informazione? Nasce dal metamero, nasce dalla corteccia? E in realtà corpo, mente e spirito sono ridondanti. Quindi ancora una volta dobbiamo smetterla di pensare in modo di causa-effetto. Noi dobbiamo cercare di capire questo circuito che vediamo in questo momento, dov'è che sta vibrando? Sul metamero? Su una disfunzione di programma motorio che viene dal cervelletto? Su una paura che viene dalla corteccia più profonda? Oppure, non so, un disturbo dell'elaborazione? Nasce da un problema propriocettivo o dispercettivo, o nasce da un disturbo chimico endodermico? È per questo che l'informazione diventa significato, perché informazione è troppo sterile. E quindi che cosa significa? Significa che c'è un problema al cervelletto, o meglio, scusatemi, che l'elaborazione dell'informazione che sta perdendo il compenso di quell'individuo è scompensata a livello di circuiti cerebellari? Facciamo un passo indietro e partiamo dalla BC, perché magari mi rendo conto che per chi non è avvezzo alla neurofisiologia magari fa fatica a capire e a seguirmi. La disfunzione somatica, DS. Che cos'è? È la disfunzione, le vertebre, ma in realtà che cos'è? È l'insieme di afferenze, risultato di informazioni che sono le afferenze somatosensoriali, una risposta tonico-motoria e la risposta neurovegetativa. Il tutto elaborato con dentro il tronco, non solo a livello spinale. Il livello spinale è un piano solo, il metamero è così. Noi siamo volumi, quindi ci bisogna mettere una terza dimensione che è senz'altro il tronco. Quindi quando arriva una persona che ha una disfunzione somatica, ammettiamo che sappiamo che la palpazione l'abbiamo sistemata, ma dove nasce quella disfunzione somatica? Che cosa devo cambiare io? Devo cambiare le afferenze perché è un problema di propriocezione? Oppure c'è un ipertono? O c'è una risposta neurovegetativa alterata? La neurofisiologia è complessa. Vi assicuro che in pochi minuti veramente si può arrivare a capire dove sta in quel momento in sovraccarico il sistema. Anni e anni fa, quando ho iniziato a provare questa tecnica in confronto con altri, con il mio amico e socio che dovrebbe essere qui presente, Luca Gastoldi, facevamo un piccolo gioco. Io facevo la mia valutazione toccando i piedi, le mani, la testa, no? Cioè, qui c'è Giuseppe Armellino che è un riflessologo, forte riflessologo, e quindi dicevo, per me c'è un problema là, in quella disfunzione, in quella zona, eccetera. Ci mettevo 4 minuti, non di più, insomma. Poi Luca faceva tutta la valutazione osteopatica posturale che viene fatta, ma non era lento, poverino. Cioè, però ci metteva 20 minuti, 25,
e finiva sempre a ridere, no? E l'abbiamo sperimentata così, abbiamo iniziato così. È stato molto, ed è molto interessante, perché veramente la cosa incredibile è che se tu hai fatto un trattamento corretto, la disfunzione somatica, che vedremo dopo, è equivalente a quella del di agopuntura, ai punti e a quella osteopatica, scompare. Quindi questo è quello che noi ci siamo detti. In questi significati come possiamo entrare? Con tutte le nostre tecniche. Trattiamo le disfunzioni o c'è anche un effetto riflessogeno? Certo, noi possiamo agire su tutte queste situazioni con i riflessi. Ma poi non è sufficiente, perché in questo contesto di questa persona ci sarà il problema della costituzione, ci sarà il problema della personalità, e quindi è l'approccio globale a quella persona. Questo è quello che professiamo, no? La personalità che è il temperamento del momento, che è quello che Vittorio ci ha insegnato. E la base di tutto, di questo ologramma, che cos'è l'ologramma? È l'unità. Il sistema neurologico, partiamo adesso dalla parte più base, è somatotopico. Questa è la somatotopia che noi conosciamo. Bossi è stato uno dei primi, era un agopuntore che seguiva questo modello negli anni 60 e 70, sono stati i primi a cercare un link con la neurofisiologia, con delle spiegazioni fisiche. La neuroplasticità è la rappresentazione di quella somatotopia. Quindi la somatotopia cambia in funzione dell'azione, cioè la somatotopia, questa somatotopia della mano di Uto Ughi, ha delle caratteristiche un po' diverse della mia somatotopia che faccio trust e tac, cioè non sono così proprio accettivo. Quindi la riflessologia, i punti riflessi in realtà risentano dello stato funzionale di una persona. Quindi non è la struttura che crea la funzione, ma è anche l'opposto, che è la funzione che crea la struttura. D'altronde, se io mi metto a fare i muscoli crescono. E quindi su questo oramai direi che siamo d'accordo, no? Quindi andare sull'informazione è una via che non è, è molto interessante. Le somatotopie sono a vari livelli, ci sono motorie, sensoriali, sono cerebellari, spinali, e indicano che le cellule che danno origine alle fibre funzionali corrispondenti si trovano tra loro nello stesso rapporto spaziale che hanno tra loro le varie parti rappresentate. Ovvio. Quindi la rappresentazione comunque deve essere considerata funzionale e non strutturale. Quindi quando io parlerò, non so, della riflessologia del piede, parlo di stomaco. Stomaco cosa? È lo stomaco motorio, lo stomaco emotivo, lo stomaco endocrino? Che cos'è? Vedete che la situazione è complessa e vedremo che cosa può dimostrare. Quindi io personalmente, quando trovo qualcosa sul piede, non dico che è stomaco, dico che è il distretto, potrebbe essere un distretto, non so, da D5 a D8, dorsale 5, dorsale 8, perché dire stomaco non ha senso. Che cos'è lo stomaco? È mesoderma? È endoderma? È ectoderma? Che cos'è? Mi sono complicato la vita, insomma, abbiate pazienza. Ogni somatotopia differente rappresenta una funzione differente. Insomma, i riflessologi del piede cosa fanno? E gli acupuntori delle orecchie cosa fanno?
e l'agopuntura del cranio di Yamamoto, cosa fanno? E quelli che fanno lo shiatsu, cosa fanno? E insomma, ognuno ne fa una cosa differente. E i punti marma degli ayurvedici, cosa fanno? Insomma, al centro, ragazzi, c'è sempre la neurologia e la fisiologia, quindi è quello che si deve essere. Tutto questo lavoro di sintesi è fatto da questo grande personaggio che era stato buttato fuori da tutti i circoli scientifici, perché era veramente dissacrante. Infatti ricordo che negli anni 90, quando volevo parlare con un fisiatra per fare qualcosa insieme, volevo parlare di Bourdieu, questo che mi dice: ma tu sai che dice delle cose dissacranti? Dico: sì, lo so, sono qui apposta. E è stato uno tra i primi che, insieme a grandi nomi, ha posto le basi della posturologia. E poi, alla fine, quando si è ritirato, qualcuno si è messo la mano sul petto e gli hanno dato la Legion d'Honneur per meriti scientifici. Che cosa si chiedeva sempre lui? Lui si chiedeva sempre perché. E ci ha dato, nel discorso della medicina integrata, ci ha dato l'interpretazione di tutte queste riflessoterapie. E a me è venuto sistemare questo suo lavoro e chiamarlo in questo modo in suo onore, di quello che ci ha dato. Perché lui fondamentalmente parlava di ologrammi. Perché l'ologramma è la somatotopia ripetuta. L'ologramma è una rappresentazione del tutto nell'unità, a più livelli, dal micro al macro, è ripetuta. E la pelle, che cos'è? È lo schermo dove vengono proiettate le rappresentazioni. Porzioni cutanee differenti sono rappresentazioni di funzioni differenti. Vi ricordate la diapositiva dell'ologramma? La schermo. Ecco, quello che succede dentro viene proiettato all'esterno sulla pelle. L'ectoderma della pelle è connesso assolutamente al sistema neurologico. A me viene da dire che il sistema neurologico è una specializzazione della pelle. Qualcuno potrebbe essere d'accordo, qualcuno no, però guarda caso sono figli di una stessa madre. Il modello binario della modulazione dell'informazione generata per l'ologramma ha una base anche nella struttura binaria dei dotti del primo vascular system. Esiste una struttura della modulazione dei centri e delle reti neurali, cioè parte la portanza di base che noi abbiamo nel corpo, che tutto quello che succede in periferia al centro viene trasmesso al centro, viene sintetizzato in un quanto neurofisiologico che non sappiamo veramente, è misterioso quello che succede nella reticolare, perché riceve segnali e butta fuori segnali, non sappiamo come, ma in modo coerente, fa ipotizzare che la portante frequenziale neurologica di base, condizionata dalla sostanza reticolare, viene rielaborata e riproiettata nelle varie reti neurologiche dedicate. Il risultato finale è la rappresentazione e la ricostituzione della figura umana nelle varie parti. Quindi una rappresentazione funzionale neurologica. È incredibile pensare che quello che noi troveremo, dei punti attivi, delle densità sulla pelle, sulla mano piuttosto che al piede, hanno significati differenti. Scusate se io ho fatto tutta questa parte così di introduzione, ma proprio perché cerco un'ipotesi per spiegare e quello che tutti i giorni stiamo valutando, perché appunto non si può solo dire è così e fai questo, ci deve essere un'ipotesi su cui basare il proprio lavoro. Nell'approccio riflesso terapico si possono percepire punti cutanei, ma anche disfunzioni tessutali a tutto spessore. Questo è molto importante, perché quando io facevo già la riflessologia con Bourdieu, che mi diceva vai sul punto al piede. Poi andavo sul punto al piede, poi avevo fatto osteopatia e facevo punto al piede. E ho trovato che le disfunzioni osteopatiche del piede e i punti al piede si sovrappongono. Cioè una densità di un'articolazione è connessa olograficamente anche a un punto di riflessologia. E com'è possibile?
probabilmente questo sistema lo può spiegare, perché dalla fascia a tutto spessore sotto ci sono delle caratteristiche differenti, che sono di strutture che non dovrebbero essere in connessione informazionale tra di loro. La rappresentazione olografica permette di connettere la disfunzione tessutale a circuiti neurofunzionali che possono innescare catene lesionali in alte dimensioni. Ovvero, se io ho un problema, mi prendo una storta al medio piede, quel medio piede può darmi dei disturbi posturali, perché metto giù male il piede, per risposte miofasciali, un'infiammazione, disturbi della propriocezione, ma nello stesso tempo, se per caso quel medio piede fosse connessa olograficamente alla rappresentazione di qualche altra parte del corpo che non c'entra col medio piede, potrebbe darmi delle disfunzioni in quell'altra parte del corpo, facilitarmi quell'altra parte del corpo. E io credo che queste cose che noi troviamo, questi punti che scompaiono così rapidamente, che gli agopuntori detettano con i loro apparecchi anche elettrici, possono essere spiegati con questo. Non da studiare, permettete, però. Quindi io posso fare una diagnosi, ovvero, vediamo dopo quali sono rispetto alle stazioni neurologiche, quali sono gli schermi corrispondenti. Posso fare una diagnosi e posso capire se c'è, a seconda dello schermo interessato, immaginate la pelle che sia un grande cruscotto, vedo che mi si accende qua, qua o qua. Posso capire se il problema in quel momento è biomeccanico, è neuromotorio, limbico, neurologico, fluidico, ormonale. Mi può dare tutte queste indicazioni. Ma questa rappresentazione olografica periferica, quella che sono le mappe della riflessologia, come quella della riflessologia del piede, viene attivata e denunciata da specifiche alterazioni di densità tessutali localizzate, che sono palpabili e detettabili elettricamente. Quindi qualcosa c'è, non sappiamo ancora bene come sia, ma qualcosa c'è, succede. Non si può negare il fenomeno. Poi possiamo dire delle cose che magari sono delle ipotesi da rivalutare, ma il fenomeno c'è. La percezione delle zone alterate fornisce olograficamente la rappresentazione della neurofunzione in disfunzione in quell'individuo in quel momento. Questa interpretazione ci permette di applicare un trattamento che può essere locale o a distanza. Quindi, se non so, il mio medio piede è connesso, facciamo finta che sia connesso alla colonna dorsale, ho un medio piede bloccato, posso provare a trattare la colonna dorsale e vedere cosa succede al piede. Se il piede si molla immediatamente, vuol dire che erano connessi. Qualcuno mi direbbe la catena miofasciale, eccetera. Ma se quella persona era distesa, non era in situazione antigravitaria, con tutti i sistemi posturali e paleo e neocerebellari, comincio a buttarla lì, attivi, no, scusate, non attivi, com'è possibile? C'è qualcosa che non va. Infatti, la cosa è che il cambiamento di quelle densità è praticamente immediato. Cioè, certi addensamenti che potremmo pensare che siano la pelle che ha un contenuto di fluidi superiore, immediatamente cambia densità diventa più morbida, più mobile. E questo non può che sono essere che delle alterazioni di tipo bioelettrico, di tipo fisico, non certamente di tipo fluidico, perché spostare i fluidi ci vuole molto, ma molto più tempo. E quindi abbiamo creato diciamo, questo è un memo che noi osteopati olografici teniamo in studio, perché ci serve per ricordare che abbiamo
delle proiezioni, delle rappresentazioni che sono cerebellari, abbiamo delle rappresentazioni che sono neurovegetative, le dermalgie riflesse che conosciamo, poi uno mi dice che sono i punti Chapman, l'altro mi dice che sono le zone di Hedge, l'altro sono le dermalgie di Jaricot. Sì, vabbè, ognuno dice la sua, però alla fine la neurofisiologia e la fisiologia è quella. Quindi, per come funziona il corpo, questi schermi si proiettano nelle varie zone. Quindi abbiamo che le dermalgie, per esempio, che tutti oramai conosciamo, sono le dermalgie cutanee sul corpo, sono un'espressione dello stato viscerale di quel momento, perché viscerale, no? E queste sono delle zone di ipo-orto-simpaticotonia. Esistono poi anche delle zone invece dilatazione, ma anche di costrizione, di vasocostrizione, che alla palpazione sono dei granulini che vengono chiamate cristalli, sono stati denominati cristalli perché sono degli spessimenti molto forti sotto la pelle. Questo ha fatto inorridire parecchi ben pensanti nel web. Quindi anche qui abbiamo tutte informazioni che ci dicono qualcosa sull'apparato viscerale. A livello del piede, insomma, qui c'è connesso Armellino che potrebbe dire molto, molto di più di me su queste cose, ma sono veramente centinaia d'anni che c'è questa idea che il piede sia connesso a tutto l'uomo. Arriviamo anche a fior di neurofisiologi moderni. Vediamo dopo Alimi, che insomma, è il più grande neurofisiologo vivente in ambito delle riflessoterapie dell'orecchio, dell'auricoloterapia, che appunto ti dice: ogni volta che metti il piede a terra tu fai una riprogrammazione, una corretta postura, un corretto cammino, appoggio, contatto, appoggio, slancio. Molto importante finire sul nostro alluce, perché il nostro alluce è il nostro lobo frontale. In che senso? In un senso motorio. Per esempio, se guardiamo il piede ha due grosse parti, una parte interna cinetica, una parte esterna statica e propriocettiva. In questo le mappe di René sono state più precise di tutte le altre che io ho visto, hanno dato un significato a queste disfunzioni. Questo significato è la rappresentazione al piede di quelle che sono le funzioni cerebellari. Il cervelletto è quello che ci comanda a livello periferico. Abbiamo tre cervelletti, come tre cervelli, come tre tessuti. C'è sempre questa trinità che ci segue, no? E queste sono cose di neurofisiologia normale. Anche solo guardando il netter vedrete che abbiamo tre strati del piede, e il piede nella sua parte anteriore più antica, archicerebellare, nella parte invece più posteriore, media, no? Abbiamo la parte paleocerebellare con la parte neocerebellare, che è parecchio dipendente anche dalla muscolatura estrinseca. È interessante perché qui ci viene fuori tutto il discorso della posturologia, della neuroposturologia moderna, e anche qui vedete che a livello cerebellare abbiamo varie somatotopie. È interessante questo ologramma che si ripete, archipaleo e neo, archipaleo e neo. E qui è una rappresentazione che ho fatto per ricordarmela, per memorizzarla, no? L'uomo nel piede, no? Dai genitali alla testa. E poi, ecco, lui proprio sulla base di quello che dicevamo prima, no? Ha invece evidenziato come secondo lui c'è una parte esterna e una parte interna, che noi
siamo concordi nel trovare, perché spesso nelle mappe riflessologiche dei vari autori, secondo me c'è ogni tanto qualche errore oppure non logicità dovuta al fatto che se il corpo segue delle somatotopie precise, le parti devono essere sempre uguali nel loro rapporto spaziale. A un certo punto, per esempio, nella somatotopia parietale di Penfield, con grande scandalo era venuto fuori che gli organi genitali erano finiti sotto i piedi. Poi hanno fatto delle ricerche moderne e Alimice le ha fatte vedere, dove diceva che le hanno rimesse al loro posto. Per cui possiamo stare tranquilli che le somatotopie sono sempre quelle e sono giuste. Quindi lui ha praticamente trovato e ipotizzato che il piede abbia quattro facce, una interna cinetica, un'esterna statica, e questa è una interpretazione che ho fatto io, come guarda caso ci siano una serie di linee articolari che potrebbero essere coincidenti con i vari diaframmi del corpo, e questo lo rivediamo normalmente. Queste sono le mappe invece viscerali. Quindi quando io parto e vado al piede, perché parto toccando sempre i piedi? Perché io quando, se per caso c'è un'informazione che mi ha coinvolto, oltre alla volume, alla wiring transmission, la volume transmission, il sistema del primo vascular system, mi ha coinvolto il piede, perché non è spiegabile neurologicamente questa cosa, sono, lo so, ne sono assolutamente, neurologia è una cosa, il primo vascular system non è neurologia, perché non sono neuroni. E abbiamo appunto queste quattro parti, la parte viscerale sotto, le due parti cerebellari, una parte invece emozionale sopra. Ma cos'è il piede? Il piede semplicemente è il riflesso di ciò che è archi e paleo cerebellare, cioè tutto quello che ha coinvolto il sistema automatico e riflesso lo trovi sul piede. Quindi se io ho un problema di dolore, una disfunzione somatica persistente che mi dà dolore continuamente, come un'ernia discale, senz'altro troverò qualcosa al piede. Ma se io avessi un problema alla spalla, che mi viene male solo quando lancio il giavellotto, una sindrome da conflitto, troverò un bel niente al piede. E se dovessi anche andare a trattare il piede, non ci combino niente. Perché non è un problema legato agli automatismi. È l'altro cervelletto che si proietta giustamente sulle mani. Quindi tutti hanno ragione. E anche a livello dei piedi, insomma, abbiamo delle situazioni che riguardano le ossa, avremo il frontale, il parietale, il mascellare, il temporale, l'occipitale. È veramente incredibile, no? Veramente incredibile questa possibilità che ci dà il piede. Perché partiamo dal piede? Perché chi viene da noi ha senz'altro, c'ha sempre un qualcosa di persistente, di automatico, riflesso, quello che chiede è sempre quello. Però qualche volta le problematiche possono essere solo neurovegetative o sono particolarmente solo nevrotiche, tu non trovi assolutamente niente al piede. Oppure facciamo il classico esempio osteopatico, ti arriva la lombalgia così vaga, anche notturna. Allora incominci, vai al piede, non trovi niente sulle parti mesodermiche, ma trovi una parte viscerale. E quella lombalgia non viene dal lombare, è probabilmente un problema viscerale anteriore. Vai, tratti subito il viscere e vedi che scompare e anche i parametri, il ROM, eccetera, vanno. È una scorciatoia fantastica ed è anche un...
un sistema di retrocontrollo molto interessante per il nostro lavoro, perché veramente tu sai se il trattamento che hai fatto è sufficiente, perché se io trattassi quello stomaco ed era sufficiente rilasciarlo, torno giù in pochi secondi sotto, deve essere scomparsa la densità. Se non è scomparsa vuol dire che l'informazione sta girando e è molto più complessa e quindi devo fare delle triangolazioni. Quindi non sono in una scienza del causa-effetto, sono in una disciplina del cercare la rete, seguire delle informazioni, provare a cambiarle. Questo è quello che facciamo. E anche alle mani anche qui, la mano è fantastico, perché è diversa dal piede. Nel piede c'è l'uomo eretto, nella mano non c'è l'uomo eretto. La postura non si fa con la muscolatura delle braccia o con la muscolatura volontaria delle gambe. E anche qui c'è questa rappresentazione, io ci ho messo l'omino per ricordarmi meglio, ma è fantastico come nella parte palmare avremo la zona viscerale, nella parte dorsale avremo le zone invece che riguardano il tronco. Questa è una diapositiva di Bourdieu, è di una genialità da provare, da vedere, incredibile, veramente incredibile. Cioè si può capire come questo ologramma si ripete in questa situazione. Avete un blocco dell'anca? Andate a trattare il ditino e vedrete. E così come se avete delle dita a scatto, è possibile che ci sia un problema sul viscere corrispondente. Abbiamo la possibilità di avere un continuo controllo elettronico di quello che sta succedendo in tempo reale, con i tre cervelletti, archi, paleo e neo, che sono i tre cervelletti. Andando sopra troviamo il tronco, e il tronco anche qui è incredibile, c'è un ologramma, l'auricoloterapia, anche questa è interessantissima, ci sono delle basi neurofisiologiche fantastiche, e io la uso in modo quando la uso in modo manuale, poi vabbè, uso anche gli aghi come medico, posso fare delle altre cose, però quello che ho insegnato e passato ai ragazzi è un grande strumento interessante nelle situazioni acute, quando non riesce a manipolare nessuno, perché entra nel tronco e veramente in modo violento, chiude i gate delle informazioni nel tronco. E poi anche qui è incredibile l'analogia con l'anatomia, si è vista che la parte esterna è sensitiva, la faccia interna è di tipo motorio, come la disposizione delle fibre nel tronco. Nel tronco avremo, per riuscire a comprendere il tronco, è semplice, abbiamo la reticolare, poi abbiamo le zone motorie, le zone sensitive, sul davanti le zone viscerali. Se ci insegnano il tronco tutte a sezioni non capiremo mai come funziona. Questo è l'auricologramma del dottor Halimi, che è stato riconosciuto a livello mondiale come quello che adesso ha dato una mappatura di quello che sono le relazioni. Anche qui oramai è stato dimostrato che è una realtà. Hanno preso un pollice, gli hanno fatto del male, gli hanno fatto uno stimolo doloroso e si è accesa un'area sensitiva parietale. Hanno preso un ago, l'hanno infilato nel punto corrispondente del pollice nell'orecchio e si è accesa la stessa area parietale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che informazioni differenti stimolano circuiti differenti, perché altrimenti qui avrebbe dovuto accendersi l'orecchio, scusate. Invece si è accesa quella del... Perché? Perché probabilmente il sistema ha capito che non era uno stimolo doloroso e l'ha processato in un altro modo. E la via di quel pallino, di quella famosa gift iniziale,
non era quella del triangolo, del rettangolo, finivo sulla stella. Ancora una volta mi viene da ricordarvi a quello. Mi spiace non avere davanti le facce per capire. Rimane il problema della testa. A livello della testa noi abbiamo tutti i sistemi, che riguardano il sistema nervoso centrale, perché abbiamo detto il cervelletto ce l'abbiamo in basso, il nervo vegetativo lo troviamo viscerale, lo troviamo sul tronco. Poi abbiamo detto che il tronco dell'encefalo ci ragioniamo, entriamo attraverso le orecchie, e a livello cefalico quando mettiamo le mani. E qui, anche qui, se dovremmo star qui, gli osteopati che studiano sanno quello che è successo negli ultimi anni. Sono stati trovati tutti una serie di sistemi di comunicazione e di relazione, di origine embriologica, per cui la testa è un sistema incredibile. Quando noi mettiamo le mani sulla pelle e facciamo pelle, muscolo, osso, no? Per parlare di questi giorni che ne parlavamo di questo, entriamo su sistemi differenti. Se io tocco con 5 grammi, piuttosto che con 50, piuttosto che con, in un altro modo, entro in un sistema dove ho dei riflessi, ma nel senso più neurologico del termine, scientificamente dimostrati. È incredibile quello che è successo. Vi posso assicurare che quando io ho iniziato a studiare osteopatia e hanno incominciato a parlarmi del movimento cranico, del fatto che il liquor era connesso con tutte le cellule del corpo, cioè da buon medico dicevo: ma dai, questo qui cos'è che mi dice, non è possibile. E poi ho dovuto mettermi la coda tra le gambe con le scoperte del linfatico. Ancora prima ci sono state delle scoperte dove viene fuori che il liquor non passa dai forami di Pacchioni, ma c'è l'etmoide di mezzo, e che sono assolutamente connessi il liquor e il sistema immunitario, e così via e così via. C'è tutta una grande sintesi dietro a questo che chiaramente i detrattori dell'osteopatia non hanno tempo per venirci ad ascoltare in una visione moderna, e per cui persone che magari hanno fatto 1 o 2 anni di osteopatia di base pensano di aver capito tutto, quando tu gli stai iniziando dalla meccanica, no? È come se appunto un meccanico della Fiat qua fuori del mio paese dovesse mettere le mani su una macchina di Formula 1, cioè sono dei mondi completamente diversi, e noi siamo tutti delle macchine da Formula 1. Quindi struttura, funzione, informazione, cioè qual è, noi quando tocchiamo che cosa vogliamo toccare, e poi dobbiamo sempre partire dalla disfunzione. Ma se noi partiamo sempre dalla disfunzione, stiamo facendo un approccio sempre perdonatemi, tipo patogenetico. Stiamo facendo come i medici: se c'è la disfunzione somatica lo tratto così. Quindi se c'ho il catarro gli do il Bisolvon, se c'ho la colica, lo spasmo o quello che vuoi. No, noi dobbiamo lavorare in un altro modo. Quindi noi possiamo fare anche dei trattamenti non sulla disfunzione somatica, noi possiamo fare dei trattamenti induttivi, possiamo dare degli stimoli che portano a ottenere riflessi specifici. Non vi voglio complicare la vita, ma i cervelli quanti sono? 3. Abbiamo il cervello corticale, e abbiamo la corteccia, le zone sottocorticali e le zone più antiche. Si parla di archi, paleo, neo. E a livello alto, anche qui abbiamo tre grosse sfere. Tutto ciò che è corticale, certamente sul neurocranio. Sulla parte del temporale avremo tutta la zona, tutto ciò che è limbico. E poi sulla parte del viscerocranio si proietta tutto quello che è l'aspetto archi,
le emozioni più profonde e quindi troviamo le memorie, troviamo le compulsioni, troviamo le nevrosi, l'artrosi che colpisce le mani, l'artrosi delle mani è una nevrosi perché è un muscolo assolutamente limbico e anche qui abbiamo ancora i tre cervelli, tre cervelletti, li ritroviamo anche a livello del corpo per ricordare come abbiamo la muscolatura cinetiche, abbiamo la muscolatura emozionale, per cui tutto ciò che guarda caso ti dicono che l'ATM risente delle emozioni, c'è bruxismo, per forza. Quello che succede al cingolo, al gyrus cingoli, è quello che succede al muscolo temporale. Quindi posso avere, per esempio, una disfunzione di un dente che mi può attivare delle zone dei muscoli del temporale che mi creano delle emozioni e viceversa. Ho delle emozioni che mi mettono in attività delle zone cingolari che mi portano a una tensione dell'ATM. È nato prima l'uovo o la gallina? Non lo sappiamo. E poi tutte le altre aree. Questa è la parte di neuroosteopatia, ovvero la prima fase abbiamo detto che era la zona delle afferenze, quindi la terapia del dolore, la fisioterapia, la fisiologia del dolore e l'approccio osteopatico. Poi abbiamo parlato del neurovegetativo, poi abbiamo parlato della parte tonica. Tutto questo viene elaborato a livello alto e come facciamo a uscire da tutto sto casino e capire che cos'ha questa persona? Con la palpazione noi possiamo effettivamente avere un riscontro non da poco, tenendo presente che queste proiezioni su questo schermo, che sono, abbiamo visto questi schermi periferici cerebellari e cerebrali, in realtà possono a loro volta diventare delle disfunzioni secondarie, per cui esiste un metamero o un metamero, però esiste la risposta del tronco, ma esiste anche un metamero olografico, che è l'insieme di quello che abbiamo visto, piede, mano. È molto divertente, può sembrare complesso, ma è fantastico farlo in pratica perché poi è molto divertente e si scoprono delle strade e soprattutto in ambito somato-emozionale, secondo me, Vittorio, noi riusciamo a entrare per delle vie che corticalmente sarebbero precluse. Quindi grazie alla possibilità abbiamo delle porte d'ingresso informative che oltre al vago e alla volontà cosciente possono veramente vincere questa barriera, no? Andiamo contro la barriera e facilitiamo il crollo di questa barriera dando la possibilità all'individuo di scegliere se continuare nelle sue nevrosi oppure no. Credo che poi tu mi dirai se sei d'accordo in questo oppure no. Quindi ricordiamo che quando parliamo di stomaco al piede, eccetera, si parla di neurofunzione. Io, per esempio, quando le studenti mi dicono è una dermalgia di stomaco, gli dico no, non puoi dire che è una dermalgia di stomaco, non è sufficiente. Tu puoi dire che è una dermalgia apparentemente di 6, di 7. Poi, prima di dire che sia stomaco, dobbiamo trovare anche tanti altri indizi. Esiste una correlazione neurologica tra rappresentazione somatotopica e funzione? È una correlazione bionivoca, certamente, tra informazione e struttura? Ad ogni lesione strutturale corrisponde un punto attivo riflesso e viceversa. Quindi la cosa fantastica è come se ci fosse una catena in più, una connessione su un'altra dimensione. Quindi vi sto proponendo semplicemente un altro filtro. Cioè, ci siamo già complicati la vita. No, in realtà se questa a me me l'ha veramente semplificata la vita. E l'ha semplificata ai miei assistiti e a quelli che stanno seguendo questa cosa. Quindi
questo è quello che vi ho già detto e quello che abbiamo visto, perché continuiamo a girare in questa modulazione midollare, in questa modulazione del cervelletto, in questa modulazione alta. Sono delle mappe. Il grosso problema per noi è farci degli schemi. Abbiamo dei grandi strumenti, però ecco, noi possiamo veramente avere una diagnosi di localizzazione immediata e precisa. Cioè, quando io palpo il piede, so subito dove quella persona potrà avere delle disfunzioni senza grandi problematiche. È chiaro che arriva, faccio l'ispezione, non mi fido solo di questa. Cioè, la prendo come uno strumento in più da integrare. A questo proposito io penso che, e fino adesso nessuno mi ha contraddetto, che questo modo di lavorare è assolutamente integrabile a qualunque altro approccio. È un qualcosa di diverso che può essere usato da chi usa tanti strumenti. L'ho visto anche per chi fa semplicemente, non so, l'auricolopuntura, che sbagliano a ragionare, non hanno un feedback, però controllando come risponde il corpo hanno un feedback immediato. Quindi la cosa fantastica è che ho un feedback immediato dell'esito del trattamento, integrabile in tutte le situazioni. Ed è appunto questa la cosa più entusiasmante che ogni tanto su certe... scoperte in certe pazienti ti fa veramente rabbrividire quasi, vi assicuro, perché la cosa più pesante che ho dovuto sopportare, sapete qual è? È quella di trovarmi con un paziente, fare un'anamnesi, aver capito perfettamente già l'anamnesi che cosa aveva quel paziente, poi andare a palpare e dire, oh caspita, no, allora cos'ha questo? E dover decidere se ascoltare il mio ego che era nato dalla pregiudizio o ascoltare il corpo di quello che di quella persona che mi diceva delle cose. Mi ha aiutato veramente a superare il pregiudizio. E questa è stata la cosa più forte all'inizio. E poi è stata tutta in discesa. Grazie a tutti.